Altro frammento di Col Martello, civismo, libertà, quale libertà, quale civismo? Aggressività. Quale tutto è tutto è svilito, è tutto sono tutte frasi false, retorica. Mi ha donato per Natale per la realtà che c'è della nuova realizzazione del programma della P2, del nuovo fascismo di cui Mattarella non dice niente. Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi. Esprime appieno il vero senso della convivenza. In convivenza, perché tutte frasi, tutta retorica, la convivenza è che c'è una società italiana basata sulle lobby, sulle lobby del capitalismo privato, dei profitti, e si vuole creare una dittatura per svilire la democrazia, annullare la Costituzione, diminuire i parlamentari, così va solo su parlamentari che cooptati, comandati per il nuovo fascismo. E magari anche mandati lì dalla Camorra all'Andrangheta, che oramai sono dappertutto. L'evento sembra offrire degli italiani due diverse immagini che si confrontano, l'una nobile, l'altra che non voglio neppure definire. Ma l'Italia vera è una sola, è quella dell'altruismo e del dovere. L'altruismo del dovere, sì. Non appartiene alla nostra storia. Ma quale altruismo? Che altruismo? È quella del favore delle lobby, delle stragi di Stato, della strategia della detenzione, con tutti i vari processi anche per l'amianto, per i danni ai lavoratori che non sono stati mai non hanno mai raggiunto un giudizio per la condanna di chi ha provocato i danni ai lavoratori. Senso civico e senso della misura devono appartenere anche a chi frequenta il mondo dei social. Senso civico, il mondo della misura, i social. Il senso civico non c'era il primo Di Maio. Di Maio, Zingaretti, Speranza, che con tutte le falsità retoriche hanno realizzato la legge della diminuzione dei parlamentari, come è scritto nella prova della P2, e adesso dobbiamo votare no al referendum per far sì che l'Italia non diventi una dittatura come la Turchia. Profili fittizi di soggetti inesistenti per alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false. Il mosaico che compone la società italiana ha tante tessere preziose. Penso tra le altre al mondo delle nostre università, ai centri di ricerca. Ma i centri di ricerca non è che non ci sono fondi, scappano tutti dall'Italia, tutti i ricercatori se ne vanno via perché non c'è, c'è solo un finanziamento per le trivellazioni, per i gruppi privati, autostrade, e per svilire lo Stato e favorire gli interessi dei privati, dei gruppi privati e i profitti e le rendite. Che sia conosciuto, raccontato, condiviso, che siano rimossi gli ostacoli e reso più agevole il rapporto tra istituzioni culturali e società. L'ostacolo è quello che ci deve essere il non referendum e impedire la realizzazione del programma della P2 di Ciogelli, Di Maio, Zingaretti, Frattoianni, Speranza, Bersani, questi nuovi fascisti che stanno facendo un nuovo fascismo in Italia. Bisogna votare no al referendum per salvaguardare la democrazia. Deve affiorare invece la tendenza a prendere posizione prima ancora di informarsi. La cultura è un grande propulsore di qualità della vita. Ecco lì la cultura, ma se ci dite anche che no, ragazzini nel sud che non vanno neanche a scuola, che sono alla mercé della camorra, della criminalità, perché lo Stato non ha niente, non c'è niente, non ci sono servizi, c'è zero. Con questa nuova P2 di Ciogelli, Di Maio, Zingaretti, Speranza, Frattoianni, Salvini, Meloni, una vergogna. Umano e artistico, da domani sarà capitale italiana della cultura per il 2020. Sì, capitale italiana per la cultura. Un saluto particolarmente grato e sentito rivolgo a Papa Francesco, Vescovo di Roma. Ecco, che poi che chiaramente il Papa, si cita il Papa, tutto bene. Una vergogna, un messaggio che copre la realtà della nuova dittatura contro i cittadini, che copre la realtà del programma della P2 di Ricciogelli che si sta realizzando. Una vergogna, anzi che si realizza se non passerà il no al referendum.
Votiamo no al referendum contro le elezioni dei parlamentari per il nuovo fascismo, come voluto da Di Maio, Zingaretti, Frattoiani, Speranza, Patuanelli, Toninelli, Nuova Piduni, Cioselli, Meloni, Salvini, votato tutti. E anche Salvini vota sì al referendum per le elezioni dei parlamentari, Qualoni vota come Di Maio. Altro che vogliono far cadere il governo. Vogliono far cadere la democrazia e la Costituzione. Auguri alle donne e agli uomini delle forze armate, delle forze dell'ordine, a tutti coloro che con vari ruoli e compiti operano a beneficio della Repubblica. E anche lì retorica, senza parlare delle varie situazioni con Stefano Cucchi ammazzato dai carabinieri, Genova e altri fatti. Impegnato nella frontiera avanzata della ricerca nello spazio, in cui l'Italia è tra i principali protagonisti. Anche lì le nuove orizzonti di profitto, di rendita anche nello spazio che vengono sovvenzionate. Inimicizie, contrapposizioni, violenze in un pianeta sempre più piccolo e raccolto. E mi ha trasmesso un messaggio che faccio mio. La speranza consiste nella possibilità di avere sempre qualcosa da raggiungere. E questo l'augurio che rivolgo a tutti voi. Quello bisogna raggiungere, che non dice Mattarella qua, è quello di votare no alla riferimento dei parlamentari e votare no al nuovo fascismo. Che se non vince il no referendum si realizza con parlamentari cooptati, con la dittatura contro i cittadini, magari parlamentari anche messi lì dalla camorra della 'Ndrangheta. Votiamo no contro il colpo di Stato di Maio, Zingaretti, Frattoiani, Speranza, Salvini, Meloni. No al referendum per la democrazia e la Costituzione. Facciamo un nuovo 25 aprile.